In questo video analizzeremo alcune equazioni inerenti alla rottura della supersimmetria in teoria di stringhe. Cominciamo dalle seguenti equazioni. Abbiamo questa espressione, queste forme alternate, la radice, espansione in serie per A uguale a 0, espansione in serie per A uguale all'infinito, la derivata. Ora, dalla forma alternata, sarebbe quella che abbiamo visto prima, cioè questa. In questo caso la seconda, questa qui. Quindi dalla forma alternata abbiamo questa espressione e questo risultato. Anche per questa funzione il programma ci dà le forme alternate, forma, l'expanded form, la forma espansa, la radice reale, la radice per la variabile mu. Espansione in serie per A uguale 0, espansione in serie per A uguale infinito. La derivata e il limite. Dalla seconda equazione, cioè da questa che abbiamo visto prima, erano due le equazioni da analizzare. Ecco, una e due. Quindi dalla seconda noi abbiamo questa espressione, questa forma alternata, meglio queste forme alternate. Ricordiamoci però di questa perché ci servirà dopo. La radice, espansione in serie per A uguale 0, espansione in serie per A uguale infinito, la derivata. Ora, dalla forma alternata, quella che abbiamo visto prima, avremo questa espressione e questo risultato. Anche per questa funzione il programma ci calcola la forma alternata, la forma espansa, la radice reale, la radice per la variabile mu, espansione in serie per A uguale 0, espansione in serie per A uguale infinito, la derivata e il limite. Prendiamo in questo caso i risultati delle due radici reali, che sarebbero questi e questi. Otteniamo questa espressione e questo risultato. Abbiamo anche la derivata. Dal risultato, che è questo che abbiamo visto prima, questo. Per V uguale 1/3 per radical 2 per A al cubo, sarebbe il volume di un ottaedro, e V uguale 4/3 pi greco raggio al cubo, sarebbe il volume di una sfera, dove però R è uguale a A mezzi, dove A fa parte del volume dell'ottaedro. Quindi abbiamo l'espressione per il volume dell'ottaedro, l'espressione per il volume di una sfera dove il raggio è uguale ad A fratto 2. Quindi i due volumi saranno 1/3 per radical 2 per A al cubo e 4/3 per pi greco per A mezzi al cubo. Noi prendiamo il risultato che abbiamo ottenuto qui e lo moltiplichiamo una volta per il volume dell'ottaedro e successivamente per il volume del cubo. Abbiamo questo risultato, moltiplicandolo per il volume dell'ottaedro, questa derivata,
Moltiplicandolo per il volume del cubo avremo questo risultato, questa derivata. Dividendo e semplificando i due risultati, cioè questo e questo, tenuto conto che questo è uguale a questo, quindi questo e questo ce ne vanno, rimane radical 2 L cubo fratto 3 e pi greco L cubo fratto 6. Abbiamo messo L invece di A, è la stessa cosa, praticamente le formule saranno quindi, invece di quelle che abbiamo visto prima, saranno praticamente un terzo riguardo il volume dell'ottaedro, saranno un terzo per radical 2 per L al cubo e 4 terzi per pi greco per L mezzi al cubo riguardo il volume della sfera. Ma mettere A o mettere L è la stessa cosa, la mettiamo perché l'A già c'è all'interno di questa espressione, allora preferiamo per distinguere mettere L. Quindi avremo, stavamo dicendo, semplificando, avremo, rimangono radical 2 L al cubo fratto 3 e pi greco L al cubo fratto 6, che dividendo ci danno questa espressione e questo risultato, 2 radical 2 fratto pi greco, che in approssimazione decimale è uguale a questo valore. 2 radical 2 fratto pi greco, che ricordiamo è un numero trascendente, e anche per questa espressione abbiamo le rappresentazioni sotto forma di serie. Ora, dall'espressione precedente, cioè da quella attraverso la quale abbiamo ricavato 2 radical 2 fratto pi greco, effettuando questa semplice operazione, semplice calcolo, cioè 2 fratto l'espressione che ci fornisce 2 radical 2 fratto pi greco, tutto elevato al quadrato e moltiplicato per un terzo. Il risultato è pi greco al quadrato fratto 6, ma pi greco al quadrato fratto 6, preciso, è z2. Cioè uno dei valori della funzione z di Riemann, z2 è 1, 6, 44, 9, 3, 4, 0, 6, 6, 8, 4, eccetera. E noi ipotizziamo essere la traccia della forma dell'istantone, ed è il primo numero ricorrente di Ramanujan. Anche pi greco al quadrato fratto 6 è un numero trascendente, e anche per questa espressione abbiamo la rappresentazione in serie, la rappresentazione in forma di integrale. Ora, dall'espressione precedente, cioè dall'espressione che ci dà 2 radical 2 fratto pi greco, che è questa, ci riesco a prenderla. Diciamo questa qua, no? Moltiplicandola per 2 pi greco radical 2, quindi faremo 2 pi greco radical 2 per 2 radical 2 fratto pi greco, il risultato è uguale a 8, dove sappiamo che 8 è un valore legato alla funzione di Ramanujan che ha 8 modi che corrispondono alle vibrazioni fisiche delle sue stringhe. Anche per questa espressione abbiamo le rappresentazioni in forma di serie. Se invece di 2 pi greco radical 2 mettiamo al posto quindi di 2 pi greco radical 2 6 pi greco radical 2, quindi 2 pi greco radical 2 per 3, moltiplicato l'espressione che ci fornisce 2 radical 2 fratto pi greco, va da sé che se prima abbiamo ottenuto 8, adesso sostituendo a 2 pi greco radical 2 6 pi greco radical 2 avremo 8 per 3, quindi 24. 24 che è un valore che è legato alla funzione di Ramanujan che ha 24 modi che corrispondono alle vibrazioni fisiche delle stringhe bosoniche. Anche in questo caso abbiamo le rappresentazioni in forma di serie. Ancora, dall'espressione con cui abbiamo ricavato 8, quindi 2 pi greco radical 2 per l'espressione da cui ricaviamo 2 radical 2 fratto pi greco, che è tutta questa.
Quindi, dall'espressione da cui ci ricaviamo 2 radical 2 fratto pi greco, moltiplicato 2 pi greco radical 2, otteniamo 8, elevato alla quarta, 4096, che si può scrivere anche 64 al quadrato, e che è anch'esso un numero ricorrente, il secondo numero ricorrente di Ramanujan. Questo numero, inoltre, moltiplicato per 2, ci fornisce 8192. Sarebbe il gruppo di Gauge SO 8192, fondamentale in quelle che vengono definite teorie di stringa bosonica aperta. Dall'espressione precedente, quella con cui abbiamo ottenuto 4096, effettuando la radice quadrata, moltiplicando per 27 e aggiungendo 1, avremo 27 per radice quadrata di 4096, che è 64, quindi 27 per 64 più 1, 1729. 1729, che sappiamo che è l'Hardy Ramanujan number, cioè il numero di Hardy Ramanujan, inoltre è un taxicab, numero taxicab, perché può essere espresso come la somma di due cubi in due modi differenti, 10 al cubo più 9 al cubo, o 12 al cubo più 1 al cubo in questo caso. Anche 1799 è il terzo numero di Ramanujan, il numero ricorrente, il terzo numero ricorrente di Ramanujan. Anche per questa espressione abbiamo le rappresentazioni in forma di serie. Adesso andiamo al potenziale. Questa è un'equazione, se vedete, che riguarda il potenziale. Sempre per V uguale un terzo radical 2 A al cubo, cioè il volume di una tetra, V uguale 4 terzi pi greco raggio al cubo, cioè il volume di una sfera, dove R, cioè il raggio della sfera, è uguale a A mezzi, quindi avremo per il volume dell'ottaedro un terzo per radical 2 per A al cubo e per la sfera 4 terzi per pi greco per A mezzi al cubo, noi otteniamo questa espressione. Che moltiplichiamo prima per un terzo radical 2 a al cubo e avremo questo risultato, le forme alternate, la forma espansa, ancora forme alternate, espansione in forma di serie per t uguale a 0, per z uguale a 0, espansione in serie per z uguale infinito, la derivata e l'integrale indefinito. Per la stessa espressione precedente, moltiplicata per il volume di un cubo, quindi 4 terzi pi greco raggio al cubo, dove il raggio è a mezzi, abbiamo detto, avremo questa espressione e questo risultato. Anche in questo caso abbiamo le forme alternate, alternative, la forma espansa, la forma alternata, ancora forma alternata, l'espansione in serie per z uguale a 0, espansione in serie per z uguale infinito, la derivata e l'integrale indefinito. Ora, dividendo i risultati dei due integrali indefiniti, quindi questo diviso questo, quindi i risultati dei due integrali indefiniti, semplificando, cioè questo e questo sono uguali, quindi vanno via, e rimangono un terzo radical 2 a al cubo diviso un sesto pi greco a al cubo, che questo e questo si semplificano essendo uguali. Da questo un terzo per radical 2 per a al cubo per 1 fratto oppure diviso un sesto per pi greco per a al cubo, abbiamo questa espressione che è come quella precedente, da cui come risultato abbiamo 2 radical 2 fratto pi greco. Queste sono le rappresentazioni in serie di tale espressione, 2 radical 2 fratto pi greco che è un numero trascendente. E per le stesse operazioni, calcoli che abbiamo effettuato prima,
Quindi 2 diviso l'espressione che ci fornisce 2 radical 2 fratto pi greco, tutto al quadrato moltiplicato un terzo ci dà pi greco al quadrato fratto 6, che non è altro che il valore di z2, e che è il primo numero di Ramanujan, numero ricorrente di Ramanujan. Moltiplicando l'espressione che ci fornisce 2 radical 2 fratto pi greco per 2 pi greco radical 2 otteniamo 8, che sono i modi che corrispondono alle vibrazioni fisiche delle superstringhe. Moltiplicando l'espressione che ci fornisce 2 radical 2 fratto pi greco per 6 pi greco radical 2 otteniamo come risultato 24, che sono i modi corrispondenti alle vibrazioni fisiche delle stringhe bosoniche. Dall'espressione con cui otteniamo 8, quindi 2π radical 2, per l'espressione che ci fornisce 2 radical 2 fratto π, tutto elevato alla quarta, avremo 8 alla quarta, 4096, che è il terzo numero ricorrente di Ramanujan, e che moltiplicato per 2 ci dà 8192. Infine, effettuando la radice quadrata di 4096, o meglio dell'espressione che ci fornisce 4096, moltiplicato per 27 più 1, avremo 27 per radice quadrata di 4096, cioè 27 per 64 più 1, 1729. 1729, che è il numero di Ardi Ramanujan e che è un numero praxico, in quanto può essere espresso come la somma di due cubi in due modi differenti. Infine, analizziamo quest'altra equazione di potenziale, sempre considerando V uguale 1 terzo per radical 2 per A al cubo, cioè il volume di un ottaedro, e V uguale 4 terzi per pi greco per raggio al cubo, che è il volume di una sfera, dove consideriamo raggio della sfera, in questo caso L mezzi, R uguale L mezzi, raggio della sfera, quindi è uguale a L mezzi, quindi invece di 4 terzi pi greco raggio al cubo avremo 4 terzi pi greco L mezzi al cubo, e il volume dell'ottaedro 1 terzo per radical 2 per L al cubo. Moltiplicando l'espressione di sopra una volta per il volume dell'ottaedro, quindi per 1 terzo radical 2 L al cubo, otteniamo questo risultato, queste forme alternate. Questa forma trigonometrica espansa, le radici, e vedete quante ne sono parecchie. La proprietà della funzione, le radici per la variabile z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'espansione in serie per x uguale a infinito, la derivata e l'integrale indefinito. La stessa espressione di prima, moltiplicata per il volume di una sfera, dove r uguale a L mezzi, quindi per 4 terzi pi greco L mezzi al cubo, ci fornisce questo risultato. Abbiamo anche in questo caso le forme alternate, alternative, la forma trigonometrica espansa, le radici, 1, 2, 3, guardate con 4, quanta matematica, e 5. Anche qui proprietà della funzione, radici per la variabile z, ne dovrebbe essere anche qui 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8. Infine l'espansione in serie per x uguale a 0 e per x uguale infinito, la derivata e l'integrale indefinito. Ora prendiamo i risultati dei due integrali indefiniti,
e li dividiamo, quindi questo risultato e questo risultato. Otteniamo questa espressione e questo risultato, che in forma alternata è uguale a 2 radical 2 fatto pi greco. Ancora 2 radical 2 fatto pi greco. Queste forme, ancora forme alternate, forme espansa, forme alternate ancora, proprietà della funzione, integrale indefinito, il limite, le rappresentazioni alternative, le rappresentazioni in forma di serie, le rappresentazioni in forma di integrale. Ora, dall'espressione precedente, cioè da quella da cui abbiamo ricavato 2 radical 2 fratto pi greco, effettuando tale calcolo, cioè 2 fratto l'espressione che ci dà 2 radical 2 fratto pi greco, tutto elevato al quadrato moltiplicato a un terzo, abbiamo come risultato questo risultato, che poi è uguale a pi greco al quadrato fratto 6. Ma sappiamo che pi greco al quadrato fratto 6 è uguale a z2, cioè uno dei valori della funzione z di Riemann, che è anche il primo numero ricorrente di Ramanujan. Queste sono forme alternate, forme espanse, espansione parziale in forma di frazione, forme alternate assumendo a x e z che sono reali, ancora quindi forma alternata, la proprietà della funzione, l'integrale indefinito, i limiti, le rappresentazioni alternative, le rappresentazioni in forma di serie e infine le rappresentazioni in forma di integrale. Ora, dall'espressione da cui abbiamo ottenuto 2 radical 2 fratto pi greco, che è questa, moltiplicata per 2 pi greco radical 2, ci fornisce come risultato 8. Valore che è legato alla funzione di Ramanujan, che ha 8 modi che corrispondono, abbiamo detto, alle vibrazioni fisiche delle superstringhe. Anche in questo caso abbiamo proprietà di funzione, integrale indefinito, limiti, rappresentazioni alternative, rappresentazioni in forma di serie, rappresentazioni in forma di integrali. E in questo caso anche formule di argomento multiplo. 1, 2, 3. Dalla stessa espressione precedente, invece di 2 pi greco radical 2 per l'espressione che ci fornisce 2 radical 2 fratto pi greco, poniamo 6 pi greco radical 2, quindi moltiplichiamo per 3. Va da sé che l'espressione precedente, che è 8 moltiplicata per 3, ci darà 24. Quindi invece di 2 pi greco radical 2, se mettiamo 6 pi greco radical 2 per l'espressione che ci fornisce 2 radical 2 fratto pi greco, avremo come risultato 24, che è un valore che è legato sempre alla funzione di Ramanujan, che ha 24 modi che corrispondono alle vibrazioni fisiche delle stringhe bosoniche. Anche in questo caso abbiamo l'integrale indefinito, i limiti, le rappresentazioni alternative, le rappresentazioni in forma di serie, le rappresentazioni in forma di integrale e le formule di argomento multiplo. Dall'espressione precedente, da cui abbiamo ottenuto 8, cioè 2 pi greco radical 2, per l'espressione che fornisce 2 radical 2 fratto pi greco, il tutto elevato alla quarta potenza, quindi 8 alla quarta, abbiamo come risultato 4096, che possiamo scrivere anche 64 al quadrato, che è il secondo numero ricorrente di Ramanujan, e che moltiplicato per 2 ci fornisce 8192. Abbiamo anche per questa funzione l'integrale indefinito, i limiti, le rappresentazioni alternative, le rappresentazioni in forma di serie, le rappresentazioni in forma di integrali. Infine,
dall'espressione con cui ci siamo arrivati 4096, quindi quella che, da cui risulta 8 elevato alla 4, 4096, effettuando la radice quadrata, moltiplicando per 27, aggiungendo 1, avremo 27 per 64 più 1, 1729, che sappiamo essere il numero di Ardi Ramanujan ed è anche un numero taxicab. Inoltre è il terzo numero ricorrente di Ramanujan. Anche per questa funzione abbiamo un integrale indefinito, anche per questa funzione abbiamo i limiti. Ora andiamo un po' avanti in modo che facciamo vedere le cose essenziali. Ora, queste sono praticamente le formule che riguardano il volume del cubo, il volume dell'ottaedro, il volume della sfera, dove il raggio della sfera abbiamo detto che è L mezzi al cubo, nel caso di raggio al cubo, L mezzi al cubo. Quindi volume del cubo L al cubo, volume della sfera 4 terzi pi greco raggio al cubo o 4 terzi pi greco L mezzi al cubo. Facendo il rapporto delle due formule, cubo e sfera, quindi L al cubo diviso 4 terzi pi greco L mezzi al cubo, come risultato avremo 6 fratto pi greco, che in forma decimale si scrive in questa maniera. 6 fratto pi greco è un numero trascendente, queste sono le rappresentazioni alternative. Le rappresentazioni in forma di serie, le rappresentazioni integrali. Da 6 fratto pi greco, sì, 6 fratto pi greco, dopo un semplice calcolo otteniamo, quindi da questa espressione pi greco fratto L al cubo diviso 4 terzi pi greco L mezzi al cubo, avremo come risultato pi greco al quadrato fratto 6, che è 0,2, quindi uno dei valori della funzione zeta di Riemann, che è un numero trascendente, che è il primo numero ricorrente di Ramanujan. Anche in questo caso abbiamo le rappresentazioni alternative, le rappresentazioni in forma di serie, le rappresentazioni in forma di integrale. Infine, dal rapporto tra i due volumi, cioè il volume dell'ottaedro e il volume della sfera, considerato un terzo radical 2 L al cubo e 4 terzi pi greco raggio al cubo, dove il raggio è L mezzi al cubo, il risultato sarà sempre 2 radical 2, eccolo qua, fratto pi greco, che in forma decimale è questo valore. Anche in questo caso abbiamo rappresentazione in forma di serie. Infine, cioè inoltre, facendo il seguente calcolo, cioè 2 fratto il rapporto tra i due volumi, tutto elevato al quadrato, moltiplicato per un terzo, avremo come risultato pi greco al quadrato fratto 6, che non è altro che z2, uno dei valori della funzione zeta di Riemann che è collegata alla distribuzione dei numeri primi. Pi greco al quadrato fratto 6 è un numero trascendente, queste sono le rappresentazioni in forma di serie, le rappresentazioni in forma di integrale. Inoltre, il rapporto tra i due volumi, volume dell'ottaedro e volume della sfera, moltiplicato 2 pi greco radical 2, ci darà come risultato 8, valore che è legato alla funzione di Ramanujan che ha 8 modi corrispondenti alle vibrazioni fisiche delle superstringhe. Avremo questa rappresentazione in forma di serie. E inoltre, invece di 2 pi greco radical 2 per il rapporto tra i due volumi, se calcoliamo 6 pi greco radical 2 per il rapporto tra i due volumi, quindi il rapporto del volume dell'ottaedro e del volume della sfera considerato il raggio uguale a L mezzi, il risultato sarà 24, cioè i 24 modi che corrispondono alle vibrazioni fisiche delle stringhe bosoniche. Anche in questo caso abbiamo rappresentazioni sotto forma di serie. Dall'espressione precedente che ci fornisce 8, quindi 2 pi greco radical 2 moltiplicato il rapporto tra i due volumi, tutto elevato alla quarta, avremo 8 alla quarta, quindi 4096, che è il secondo numero ricorrente di Ramanujan. Il primo abbiamo detto è pi greco al quadrato fratto 6, cioè z2.
numero che moltiplicato per 2 ci dà 8192. Il gruppo di Gauge è SEO 8192. Infine, effettuando la radice quadrata dell'espressione che c'ha, il cui risultato è uguale a 4096, cioè 2π greco alla radica al 2 per il rapporto tra i due volumi che dà 8, 8 alla quarta 4096, radice di 4096 che è 64, per 27, 1798, più 1, 1799, dove 1799 è il terzo numero di ricorrente di Ramanujan ed è il numero di Hard di Ramanujan, oltre ad essere un numero taxical. Questa è la rappresentazione in forma di serie. Ora abbiamo notato un'altra cosa, cioè praticamente facciamo notare che da 2 radical 2 fratto pi greco noi possiamo ottenere pi greco tramite questa formula, questa formula, cioè facciamo 2 fratto 2 radical 2 fratto pi greco elevato al quadrato, moltiplicato per un terzo, quello che viene lo moltiplichiamo ancora per 6 e tutto, di tutto facciamo la radice quadrata. Quindi ripeto, 2 fratto 2 radical 2 fratto pi greco elevato al quadrato moltiplicato per un terzo, quello che viene lo moltiplichiamo per 6 e tutto il risultato di tutto il risultato estraiamo la radice quadrata. Otteniamo precisamente pi greco, che ha queste rappresentazioni in forma di serie, queste rappresentazioni in forma di integrale. Logicamente, abbiamo una formula inversa pure per ricavarci da z2, 2 radical 2 fratto pi greco, e da esso poi piano piano 8, 24, 4096, 1799. Qual è la formula inversa? Beh, la formula inversa è 1 fratto pi greco al quadrato fratto 6 per 4 terzi, tutto sotto radice. E ritorniamo a 2 radical 2 fratto pi greco, dalla cui frazione 2 radical 2 fratto pi greco. Piano piano otteniamo, per i calcoli già visti in precedenza, 2π greco radical 2 per questo, che ci dà 2 radical 2 fratto π greco, abbiamo 8. 6π greco radical 2, vado un po' veloce, ecco, 6π greco radical 2 per l'espressione che ci dà 2 radical 2 fratto π greco, da π greco al quadrato fratto 6, ci dà 24. Dall'espressione che da pi greco al quadrato fratto 6 ci dà 2 radical 2 fratto pi greco, che è questa, moltiplicata per 6 pi greco radical 2, abbiamo 24. Dall'espressione precedente, da cui abbiamo ricavato 8, cioè 2 pi greco radical 2 per radice quadrata di 1 fratto pi greco al quadrato fratto 6 per 4 terzi, tutto alla quarta, 8 alla quarta 4096. Infine, dall'espressione appena vista, che abbiamo ottenuto 4096, effettuando la radice quadrata, moltiplicando per 27 e aggiungendo 1, avremo 1799, che è il terzo numero ricorrente di Ramanujan, che è il numero di Hard di Ramanujan e che praticamente è un numero taxicab. Numero taxicab, ricordiamo, è quel numero che può essere espresso come somma di due cubi in due modi differenti. 1799 si può esprimere come 10 al cubo più 9 al cubo oppure 12 al cubo più 1 al cubo. Questa è la rappresentazione in forma di serie. Ora vogliamo far vedere anche un'altra cosa. Ecco qua. Praticamente, il fatto che una proposta di applicare queste formule anche in ambito cosmologico. In che senso nell'ambito cosmologico? Sì. Nel senso che praticamente questa proposta, questa è una proposta, un'idea, è venuta guardando la fotografia, meglio dire disegno. Anche se ora è diventata una foto, il disegno preso da
uno dei lavori di James Clerk Maxwell, famose equazioni di Maxwell, no? Che stanno alla base dell'elettromagnetismo e da cui esce fuori che la velocità della luce e che quindi la luce non è altro che un'onda elettromagnetica, così come aveva già supposto in via soltanto teorica Michael Faraday, senza matematica. Maxwell, che era anche era un matematico, aveva matematizzato questa idea di Michael Faraday e mostrò che dalle sue equazioni scaturiva C e che quindi la velocità della luce poteva essere, anzi, era un'onda elettromagnetica che viaggiava a 300.000 km al secondo, o meglio 299.792.458 metri al secondo. Quindi 300 milioni di metri al secondo circa. Ora qua un tempo si parlava di etere, noi sostituiamo la parola etere vuoto quantistico. Quindi questi sono dei vortici dove vedete il segno più indica un vortice che ruota in senso antiorario, mentre il segno meno indica un vortice che ruota in senso orario. Attorno c'è il flusso della corrente, che nel disegno di Maxwell viene indicato con queste palline, con questi cerchi. Okay? Rapportando in maniera cosmologica questo disegno, noi proponiamo che è possibile considerare i vortici del vuoto quantistico, quindi questi esagoni o cubi o in caso tridimensionale questi diventano cubi o ottaedri, e che tra vortice e vortice c'è una linea, una fascia, come dire, che rappresenta poi il flusso della corrente elettrica. In questo caso è il flusso degli universi bulli. Questi sarebbero questi cerchietti, queste piccole sfere, gli universi bollano attorno ai vortici di etere. Quindi tra vortice e vortice c'è praticamente questa fascia, questa linea di universi bollano che fluisce, come in questo caso è mostrato in maniera bidimensionale, da A per esempio a B, attorno ai vortici di vuoto quantistico. Fluisce per esempio da qua a qua, passando intorno ai vortici del vuoto quantistico, rappresentati da cubi o ottaedri. Quindi noi consideriamo ottaedri, infatti nella prossima foto è più chiara la cosa, ecco. Questa immagine dello spazio-tempo a scala quantistica. Le circonferenze in rosso, vedete dove stanno situate? Le prendo così per mettere in modo che potete vedere. Sono situate praticamente nei punti corrispondenti alle dimensioni compartificate. Cosa sono le dimensioni compartificate? Le dimensioni compartificate sono i cosiddetti spazi di Calabi-Yau della teoria delle stringhe, perché la teoria delle stringhe, o anche la teoria M, contemplano un numero di dimensioni pari a 10 o 11. Ma il nostro continuum quadridimensionale o cronotopo è un universo quadridimensionale a quattro dimensioni e le altre sei o sette dimensioni che fine fanno? Si compattificano, sono avvolte, arrotolate in complicati oggetti geometrici che vengono definiti spazi o varietà di Calabi-Yau. Potrebbe essere che tale spazi di Calabi-Yau non siano altro che una sorta di sferoidi che noi qua abbiamo rappresentato con queste circonferenze, o meglio con queste sferette o sferoidi in rosso, punti corrispondenti alle dimensioni compattificate. Gli esagoni invece in blu rappresentano le fluttuazioni, cioè praticamente il vuoto quantistico che fluttua, le fluttuazioni quantistiche. E i cerchi verdi
sarebbero tutte le potenziali bolle, o meglio, tutti i potenziali universi bolla del vuoto quantistico, che fanno parte del dominio del vuoto. Perché, come voi sapete, gli universi, secondo quello che dovrebbe essere una teoria della gravità quantistica, possono essere fluttuazioni del vuoto, così come una particella virtuale nasce dal vuoto quantistico e può divenire reale, da virtuale diviene reale a volte, così un universo virtuale, nato da una fluttuazione quantistica, può a volte divenire reale e quindi incominciare ad espandersi attraverso il processo di inflazione, attraverso il Big Bang, il processo di inflazione e così via. Tutto ciò avviene nel vuoto quantistico. Quindi, ricapitolando, il vuoto quantistico sono gli ottaedri, le sfere verdi sono gli universi potenziali, sfere o sferoidi che siano. E le sferette rosse sarebbero invece, o sempre sferoidi, sarebbero invece le dimensioni compartificate, cioè le 6-7 dimensioni compartificate in questi spazi, in questi enti geometrici, in queste varietà che vengono definite varietà di Calabiano. Questa è una possibile proposta che quindi immaginiamo che lo spazio-tempo alla scala quantistica sia composto da questi cerchi o sferette o sferoidi in rosso che rappresentano i punti che corrispondono alle dimensioni compartificate, gli esagoni in blu, in questo caso gli ottaedri, i nostri ottaedri, rappresentano le fluttuazioni del vuoto quantistico. E i cerchietti, o meglio le sfere o sferoidi verdi, gli universi potenziali. In realtà noi abbiamo ipersfere, ecco come le possiamo chiamare, n-dimensionali, nelle quali le dimensioni compartificate si avvolgono. Quindi queste sferette o sferoidi in rosso sono ipersfere n-dimensionali, nelle quali le 6-7 dimensioni si compattificano avvolgendosi e gli ottaedri, che sarebbero questi, rappresentano le fluttuazioni che contengono, vedete, tutti gli ottaedri, in questo caso sono esagoni in questo disegno a due dimensioni, gli ottaedri contengono le sfere o bolle degli universi potenziali del vuoto quantistico, che, ripeto, nel vuoto quantistico vengono creati, creano e si annichilano particelle e antiparticelle virtuali. Ogni tanto queste particelle e antiparticelle virtuali possono divenire particelle e antiparticelle reali. Identicamente nelle fluttuazioni del vuoto quantistico si formano anche mini buchi neri e mini buchi bianchi, universi, mini, bolle, piccole bolle di universo virtuale. A volte, come per le particelle virtuali, gli universi virtuali dalla fase potenziale possono passare alla fase attuale, quindi divenire universi reali, passando attraverso il processo di espansione accelerata da quella che viene detta inflazione e evolvendosi in un universo come quello in cui noi viviamo e ci chiediamo del come e del perché. Grazie.